L'ex polizia politica, secondo l'opposizione, sarebbero state manovrate da elementi legati al posto regime. Insomma, secondo l'opposizione, la minaccia che incombe sulla Germania Est è quella di una restaurazione strisciante da raggiungere attraverso una tecnica ben nota e già collaudata, quella del caos sapientemente pilotato per screditare democrazia e forze di opposizione. Come combattere il pericolo? Nelle dimostrazioni di piazza sono sempre più numerosi, accanto alle bandiere della Germania federale, i cartelli che inneggiano alla riunificazione, un solo popolo, un solo Stato. Per molti tedeschi dell'Est sarebbe questo il mezzo più efficace contro un eventuale ritorno al passato. Solo le elezioni in maggio diranno se i sostenitori della riunificazione sono la maggioranza, ma già da ora la crisi tedesco orientale, con i suoi sviluppi imprevedibili, appare sempre più come una mina che rischia di far saltare gli assetti europei. Con l'impegno del governo ad avviare una riforma degli oneri sociali, si è concluso l'incontro tra il vicepresidente del Consiglio Martelli, i ministri competenti e i vertici della Confindustria. La riunione è stata giudicata positiva dal presidente degli imprenditori Pininfarina, alla luce, ha detto, dell'impegno solenne e formale assunto dal governo. Un impegno, ha spiegato, che contribuisce a mettere l'industria italiana in condizioni di competere meglio con le imprese europee. Il sistema attuale di fiscalizzazione degli oneri sociali sarà prorogato per 4 mesi. È il periodo che governo ed imprenditori hanno giudicato necessario per poter studiare l'avvio di una riforma. Per sbloccare la vertenza legata al contratto dei bancari, il ministro del lavoro Donat Cattin ha incontrato oggi i sindacati ed i rappresentanti delle aziende di credito. Per quanto riguarda il problema dell'area contrattuale, il ministro ha proposto alle parti di definire un contratto quadro da applicare a tutti quelli che lavorano nel settore dell'intermediazione finanziaria, che dovrebbe poi essere integrato con una serie di specifici contratti complementari diversi da azienda ad azienda. Entro il 25 gennaio sindacati ed aziende faranno sapere se accettano la proposta ministeriale, per avviare poi il negoziato sulle altre parti del contratto. E veniamo alla cronaca. Continuano le indagini se vi siano stati complici nel tentativo di sequestro di Germignaga, vicino Varese. Si attende intanto nella città lombarda l'arrivo di qualche familiare che faccia il riconoscimento ufficiale dei 4 banditi morti nella sparatoria con i carabinieri. Il procuratore della Repubblica ha sentito oggi Antonella Dellea, la ragazza di 27 anni sfuggita martedì sera al tentativo di sequestro. A 2 anni esatti dal rapimento di Cesare Casella, questa mattina a Pavia, dove c'è l'abitazione del giovane, studenti medi ed universitari hanno manifestato un corteo silenzioso di protesta per ricordare Cesare e il dramma della sua famiglia. I banditi lo rapirono alle 8 di sera di 2 anni fa, vicino alla sua abitazione. La madre Angela, dopo inutili appelli, si era recata in Calabria per chiedere la liberazione del figlio. Ci furono molte testimonianze di solidarietà, ma il ventenne è ancora nelle mani dei banditi. A Bologna i carabinieri hanno sgominato un'associazione per delinquere che, attraverso canali di rifornimento dalla Turchia e dalla Colombia, approvvigionava di eroina e cocaina l'Emilia ed il Veneto. Sono 118 i mandati di cattura spiccati dal giudice istruttore Grassi e dal sostituto procuratore Mancuso, 108 dei quali già eseguiti. I magistrati stanno conducendo un'inchiesta sul traffico internazionale di eroina. Da quanto è emerso dalle indagini, iniziate circa un anno fa, la droga veniva portata dalla Turchia attraverso la Jugoslavia, nascosta in automobili o camper e fatta transitare al confine di Trieste. I trafficanti, tutti jugoslavi e turchi, erano collegati con vari gruppi, con base operativa a Milano. Da qui venivano rifornite le piazze dell'Italia centro-settentrionale. A sorpresa, il giudice di Miami ha fissato per i primi di marzo il processo a carico dell'ex dittatore di Panama, Manuel Noriega, accusato di traffico di droga. A Washington sono improntate alla massima cautela le reazioni alle offerte di resa dei narcotrafficanti colombiani. Giuseppe Lugato. E a Washington mille dubbi sull'offerta di pace dei narcotrafficanti di Medellin. Ma non un giudizio negativo immediato, come invece era accaduto lo scorso settembre di fronte a un'analoga proposta di tregua. Anche allora dicevano
In sostanza, siamo pronti a deporre le armi in cambio del perdono. Per la verità, adesso vanno più oltre. Prima di tutto dicono: accettiamo il trionfo dello Stato, cioè si riconoscono sconfitti. L'impegno poi non solo a por fine al terrore, ma anche basta con il traffico della droga. In cambio appunto perdono generale e niente estradizione in USA. Del resto, a firmare la proposta sono gli estradabili, il braccio armato del cartello di Medellin. Washington dunque analizza in consultazione stretta con la Colombia. E frattanto giudizio in sospeso. La portavoce del Dipartimento di Stato si è limitata a dire che la risposta spetta al presidente Barco, il quale, ricordiamolo, martedì non aveva del tutto escluso la possibilità di una pace negoziata con i signori della droga. Fra l'altro, l'ambasciatore di Colombia a Washington ha osservato che la guerra interna costa, sta dissanguando il paese nonostante gli aiuti americani ed è un fattore di instabilità. Testimoniava Capitol Hill di fronte alla Commissione Finanze del Senato. In ogni caso restano i dubbi sulle reali intenzioni dei narcotrafficanti e poi più di uno osserva che forse non ha senso perdonarli nel momento in cui si dichiarano sconfitti. Ma è un fatto che la nuova strategia congiunta Stati Uniti, Colombia, Perù e Bolivia sembra dare buoni risultati e George Bush proprio ieri, ricevendo i protagonisti della lotta contro la droga alla Casa Bianca, ha espresso la sua determinazione a fare ancora di più. Giovedì della prossima settimana illustrerà un nuovo piano che prevede fra l'altro un maggior coinvolgimento dei militari, più agenti e più mezzi, e pena di morte per i grandi narcotrafficanti. E restiamo in America. Gli Stati Uniti hanno ammesso per la prima volta che la rete elettronica di computer usata dal Pentagono, il Ministero della Difesa, può essere violata. Tre giovani sono stati infatti incriminati per aver ottenuto informazioni segrete dopo essere penetrati illegalmente in un sistema elettronico militare. Le speranze di pace e di amicizia dei paesi dell'Est avranno uno sbocco gioioso nel Carnevale di Viareggio. Ad inaugurare la 117esima edizione di uno dei carnevali più famosi del mondo ci sarà un treno proveniente da Strasburgo, sede del Parlamento Europeo, che ospiterà maschere, bande musicali, gruppi folcloristici e delegazioni della Germania dell'Est, Bulgaria, Polonia e Cecoslovacchia. Saranno presenti anche studenti rumeni provenienti da Timisoara, il cuore della rivoluzione contro Ceausescu. Questa è la casa di Salman Rushdie, o almeno l'abitazione dove lo scrittore anglo-indiano viveva fino allo scorso anno, prima delle polemiche sull'uscita del suo libro Versetti satanici, giudicato blasfemo dalle principali autorità religiose musulmane nel mondo e che gli ha procurato la condanna a morte da parte di Khomeini. È una minaccia ancora incombente sullo scrittore, da alcuni anni considerato uno dei giovani emergenti del mondo letterario contemporaneo. Rushdie è costretto a vivere nascosto da tutti, riceve la corrispondenza attraverso degli intermediari. In un anno ha cambiato almeno 50-60 residenze, tutte presidiate giorno e notte dalla squadra speciale allestita dalla polizia. L'intervista che ha concesso nei giorni scorsi, la prima dopo quasi 12 mesi di silenzio forzato, è stata fatta al telefono. Dalla conversazione traspare tutta la pesantezza della vita che è costretto a trascinare. L'assoluta mancanza di contatti sociali è cosa non indifferente per uno scrittore, l'impossibilità di accedere liberamente e con serenità alle fonti. Rushdie ripete di non essere e di non sentirsi un nemico del suo popolo e dei suoi correligionari. Invita ancora una volta i suoi critici a leggersi il libro messo al bando. Scopriranno, egli dice, che quelle pagine non sono affatto ostili ai musulmani. Ma i suoi avversari non demordono. Le voci più esasperate hanno nettamente preso il sopravvento su quelle più moderate. Anche se non con l'imponenza dello scorso anno, vengono ancora organizzate manifestazioni di piazza. Così, se i suoi accaniti nemici non sono ancora riusciti ad eliminarlo fisicamente, hanno almeno ottenuto di costringerlo ad una vita incredibilmente stridente, non solo con i modelli di vita occidentale, ma anche con la tradizione di tolleranza che è comunque presente nella storia dell'islamismo. Una stilizzazione che si richiama alla solarità e che si ispira all'arte di Miró, uno dei più grandi pittori spagnoli, è il nuovo simbolo che vi mostriamo in assoluta anteprima della Federazione Spagnola di Calcio. Lo ha presentato a Madrid Paolo Rossi,
l'ex goleador della nazionale italiana, campione del mondo, che oggi è responsabile delle relazioni esterne dell'Agenzia Italia, alla quale la Federazione Spagnola ha affidato l'incarico di curare la sua immagine e quella della nazionale spagnola, fino alla fine del 1992. E veniamo alle previsioni del tempo. Per domani si prevede tempo ancora instabile al sud e sulle regioni centrali adriatiche, con possibilità di isolati rovesci di pioggia sulle altre regioni. Tempo in miglioramento con cielo sereno o poco nuvoloso. Al nord sono ancora possibili durante la notte nebbie e gelate, mari meridionali mossi, poco mossi gli altri mari. È tutto per questa edizione, appuntamento con il TG1 della notte. Grazie per averci seguito, buonanotte.